Benvenuti ad Atlantide. La puntata di oggi nasce e si sviluppa qui, in Giordania, un punto cruciale dove si intrecciano i destini di popoli e di persone. Partiremo proprio da Petra. La vallata che abbiamo qui davanti è quella dell'antichissima città dei Nabatei, un popolo ancora misterioso. Sappiamo soltanto che erano dei nomadi che si muovevano dall'Arabia verso il Mediterraneo e che qui trovarono la loro posizione ideale, perché questa è una posizione che sta al crocevia delle grandi vie carovaniere che portavano l'incenso e le spezie verso Roma dall'Arabia Felix, dalla parte meridionale della penisola arabica. Quello che hanno fatto i Nabatei, quello che oggi è un deserto, ed era un deserto anche 2000 anni fa, ha dello straordinario, dell'incredibile. Intanto un grande e avanzato sistema di reggimentazione delle acque che gli ha consentito di sopravvivere in questa zona così difficile, tanto importante da poter essere paragonato a quello dei Romani, e vedremo i due sistemi ingegneristici a confronto. E poi si può vedere da qui nella valle una parte delle tombe reali, dunque dei loro edifici più straordinari. Hanno lavorato talmente tanto in profondità e con maestria le rocce arenacee da ricavarne poi una tavolozza di colori, un affresco naturalistico di dimensioni gigantesche, ancora oggi desta meraviglia a vederlo. La nostra esplorazione di Petra comincerà, come tradizione, dal Sikh, cioè da qua. E il Sikh è la profonda gola scavata nelle rocce arenacee, e qui si può vedere sulla carta quanto è stretta, che arriva poi ad aprirsi su quello che è il monumento forse più rappresentativo della città, Rasne, cioè il tesoro, che si trova proprio in questa posizione qua. Ma si può vedere subito in carta che Petra si trova al centro di un sistema che convoglia le acque tutto attorno. Sono queste tracce blu qui sulla carta, sono gli wadi, cioè le valli scavate dai corsi d'acqua a carattere temporaneo, che tutti arrivano qui nella zona della città. Sikh e wadi sono due parole che ricorreranno spesso nella nostra esplorazione, che ci porterà a vedere anche i palazzi più belli e a cercare di comprendere come ha fatto quel popolo che è arrivato ad assommare qui a Petra quasi 50.000 abitanti a sopravvivere in queste condizioni climatiche e ambientali così difficili. Adesso scendiamo a valle verso Petra. Per farlo ripercorreremo le stesse strade di Indiana Jones nel film L'ultima crociata, un film del 1989 in cui Indy si infila nel Sikh addirittura col padre a suo tempo. Oggi parleremo anche di cinema. Greta Mauro è andata a vedere che cosa sta accadendo a Cinecittà, un tempo il fiore all'occhiello della cinematografia mondiale, e oggi invece è una crisi paurosa. È il momento di andare. Yalla, come si dice da queste parti. Andiamo! Voglio vederti danzare come dervisci tournée che girano sulle spine dorsali al suono di carillette del catacali. Stiamo andando a Petra, e questo è già di per sé l'apertura di un mondo fantastico e straordinario, una storia misteriosa fino dalle origini del popolo dei Nabatei, che ha costruito questa capitale gigantesca, sfarzosa, incredibile nel mezzo del deserto. Hanno resistito anche all'arrivo dei Romani, che li hanno colonizzati dal primo secolo, li hanno inglobati nella loro provincia. Poi la storia è cambiata, sono arrivati i musulmani, sono arrivati poi i crociati, e infine questa terra, questa capitale è stata dimenticata per 600 anni, chiusa nel suo Sikh, nella sua gola, impermeabile alla vista degli uomini, soprattutto di quelli occidentali, fino a che all'inizio del 1800 un esploratore svizzero, Johann Burckhardt, decide che c'è una città nascosta nel deserto e ricchissima, opulenta, e vuole andarla a trovare. Si traveste da arabo, si trasforma in uno sceicco, impara gli usi e i costumi, recluta due indigeni e si fa condurre verso il posto dove la memoria tramandava di questa città. E quando arriva qui dentro,
scopre quello che davvero non poteva aspettarsi. Immaginiamo un uomo del centro Europa abituato a certi paesaggi, a certe testimonianze, a una certa storia, che si trova nel pieno del deserto. Uno spettacolo straordinario. Ecco, cerchiamo di vedere se è possibile riecheggiare le sensazioni di Burckhardt oggi, a due secoli esatti dalla riscoperta di Petra. È una mattina, anzi è l'alba del 1812. Johann Ludwig Burckhardt viene qui, all'ingresso del SIC di Petra, aiutato da due indigeni, sta per scoprire la città segreta sepolta da oltre 600 anni. Questa lama di luce lo guida all'alba dentro il percorso del SIC, che è la gola strettissima che poi si apre più là e ospita le rovine di Petra. Il paesaggio doveva essere diverso da come lo vediamo oggi, molte cose sono cambiate. Per esempio c'era un grande arco che è poi crollato alla fine dell'Ottocento. Questo lo sappiamo grazie ai disegni, ai quadri e alle ricostruzioni d'epoca. Il SIC è la gola più profonda, quasi 100 metri, anche forse di più in queste zone qua, ed è lunga oltre 1,2 km. È la via naturale in cui si incanalano le alluvioni, che qui trasportano massi e sono improvvise e possono arrivare anche a altezze considerevoli. Burckhardt scende nel SIC, approfondisce la sua visita qui all'interno della terra. Non può sapere che l'andamento sinuoso di questa gola è dovuto soprattutto alla geologia. Grandi spaccature, eccone una qua, che poi prosegue anche lì. Con questo andamento condizionano la gola. Poi lì, quando l'acqua arriva e addolcisce questo andamento frammentato che doveva essere a zig-zag, incontra un'altra frattura, che è quella della parete che vediamo di fronte, dunque è costretta a deviare e infilarsi là. Tutto l'andamento del SIC è condizionato fortemente da queste grandi fratture che già esistono e che hanno permesso all'acqua di scavarlo. Sono passati due secoli esatti dal viaggio di Burckhardt alla riscoperta di Petra. In quel momento, quando la stava osservando per la prima volta, era preso da tutt'altre preoccupazioni che non quella di osservare la geologia del posto. Naturalmente c'era lo stupore di un posto rimasto segreto per secoli. Noi invece possiamo permetterci di guardare proprio da qui, in alto, le pareti del canyon. In questo punto mostrano una struttura particolarissima. Si vedono le lamine dell'arenaria, cioè i piccoli straterelli che sono quasi sempre orizzontali oppure un po' inclinati. Ma al di sopra c'è una tavolozza di colori, gialli, grigi, viola, rossi, spesso a forma di anello. Sono delle strutture caratteristiche di questo posto qui, di queste arenarie qui. E sono dovute alle acque che lasciano ossidi di manganese, quelli neri, di ferro, quelli rossi e quelli viola, e altri materiali che hanno dipinto il canyon dappertutto. Uno spettacolo impressionante, bellissimo. Qui, l'opera della natura, con le sue acque, il vento, le arenarie ancora indietro nel tempo, diventa vicinissimo alle opere degli uomini che poi lavorano questi monumenti. Non si può salire sui monumenti a Petra, questo è uno dei danni che maggiormente i turisti hanno fatto. L'abbiamo fatto eccezionalmente solo in questo punto per poter mostrare questa unione fra geologia e il lavoro degli uomini. Alla fine del SIC effettivamente Burckhardt viene premiato per tutti i suoi sforzi, per l'essersi travestito da arabo, aver barato e mentito per arrivare a questo, che è il tesoro del faraone, Ashne al-Faraon. In realtà qui non c'è nessun faraone, non ci sono dei tesori, quello è un edificio molto probabilmente adibito al culto dei morti, una tomba sostanzialmente, ma certo la visione che aveva a quel tempo non è molto diversa da quella che abbiamo oggi noi, ed è davvero di stupore di fronte a quello che si può ricavare dalla pietra, nella pietra. Ora però, proprio partendo da qui, lasciando per un momento da parte le bellezze artistiche, monumentali, scolpite dai Nabatei, ci possiamo porre il problema di come una città di 30 o addirittura 50.000 abitanti potesse sopravvivere nel deserto. Era un problema di acqua, soprattutto, ma per andare a indagare questo aspetto dobbiamo ripercorrere il SIC al contrario, dunque dobbiamo tornare indietro. Ecco, qui si può vedere anche su una mappa, noi ci troviamo quasi all'ingresso del SIC, ma in una parte però laterale rispetto all'entrata, e questo è il SIC, si può percorrere. Noi ci troviamo qua. Perché è importante questo punto? Perché i Nabatei, proprio qui, sfruttando anche la diga che si trova lì, costruirono un canale scolmatore, questo,
artificialmente scavato nella roccia, dunque artificiale, che serviva a tenere lontane dal SIC le alluvioni che qui erano piuttosto frequenti e che portavano una grande quantità di sassi e di sedimenti che dunque potevano mettere in pericolo quelli che erano i tesori all'interno della città stessa. L'acqua poteva arrivare a oltre 1,5 metri di altezza, quindi noi abbiamo delle tracce soltanto più basse, ma insomma evidentemente anche fino lassù. Dunque si trattava di una minaccia seria che andava tenuta sotto controllo. È un'opera ingegneristica di 2000 anni fa, che fa parte però di un sistema idraulico più complesso che governava la città e che non soltanto la salvava dalle alluvioni, ma gli permetteva di poter conservare l'acqua e usarla addirittura per costruire dei giardini. Ora vediamo come i romani portavano e distribuivano l'acqua in città per metterli a confronto con quanto facevano i nabatei. Questo popolo è stato in grado di bonificare una palude. Ha perfezionato il cemento, il materiale per costruire più utilizzato sulla terra, ed estratto milioni di tonnellate di marmo che sono servite a costruire la grandiosa capitale del loro impero. Secoli di innovazioni, continuità e ambizione. Questa è la storia della più grande città al mondo. Non vi è nulla che superi in grandezza l'impero romano. Non parliamo solo della vastità del territorio, che al suo culmine occupava 3 continenti e 3 milioni di chilometri quadrati. Neanche del numero di sudditi, 60 milioni, ovvero un terzo della popolazione mondiale. Ma piuttosto della sua durata, secoli su secoli. Veneravano la loro città come una dea. La sua storia era sacra. Ma non è possibile comprendere gli imperatori e la loro capitale senza sapere come tutto ebbe inizio. Si narra una leggenda secondo la quale i fondatori furono Romolo e Remo, figli semidei del dio Marte. Un fondo di verità ci deve essere. Altrimenti non si spiegherebbe la grandezza sovrumana di alcune delle primissime opere di ingegneria, senza le quali Roma non sarebbe mai esistita. Il territorio abitato dalle prime comunità di romani era una palude, un vero ricettacolo per le malattie, soprattutto la malaria. Non c'era alcuna possibilità di stabilirvisi senza prima bonificarla. Le costruzioni su larga scala iniziarono nel 600 a.C., Un esercito di operai scavò queste gallerie. All'inizio erano semplici solchi aperti, raccoglievano l'acqua che scendeva dai colli. In seguito vennero ricoperti e vi fu costruito al di sopra. Queste gallerie sono così ben fatte e resistenti che ancora oggi alcune continuano a funzionare. Solo negli ultimi 2 anni queste fognature sono state esplorate completamente. L'archeologo Cristiano Ranieri è arrivato qui nel 2008 e si è preso l'onere di mappare tutte le gallerie della rete fognaria e ad ogni angolo, in ogni crepa della roccia, ha fatto delle scoperte sensazionali. È possibile che l'ultima persona ad aver visto questi rifiuti sia il romano che li ha gettati 2000 anni fa. Ma la scoperta più sensazionale resta la rete stessa, la sua grandezza e la sua ambizione. Il lavoro di Ranieri ha portato alla luce più di 15.000 gallerie. Come opera edilizia compete con i meravigliosi edifici in superficie e marca un momento storico. L'inizio della trasformazione di Roma da semplice villaggio a città imperiale. In 2500 anni, da quando i romani hanno risanato questa terra, Roma non ha mai cessato di evolversi. Ancora oggi gli ingegneri civili che scavano gallerie per la nuova linea della metropolitana non fanno che imbattersi in frammenti del passato. Queste rovine sono state scoperte in quella che doveva diventare una nuova uscita della metropolitana. Ai suoi tempi questo edificio doveva ricoprire una funzione politica. Era sicuramente parte integrante della città. Lo testimoniano le scritte su questa pietra. C'è scritto Fabius Felix, Pacifilus, Paulinus, vir clarissimus et industris prefectus urbis studiis suis. Questo ritrovamento è fondamentale per riuscire a capire la funzione dell'edificio imperiale.
Si trattava di un edificio pubblico, sede del Praefectus Urbis, la carica che al tempo più si avvicinava a un sindaco. Fin dall'inizio i governanti avevano tentato di creare l'ordine a partire dal caos, di tracciare la mappa di una città in continua trasformazione. L'edilizia divenne uno strumento attraverso il quale i grandi uomini politici ostentavano il loro potere e la loro generosità. Costruivano in nome di Roma utilizzando i bottini di guerra. Si arriva a un momento in cui l'orizzonte di Roma è affollato di templi e monumenti, come il Teatro di Pompeo o il Foro di Cesare. Ma nel 27 a.C. avviene una svolta. Roma si era sempre evoluta, ma ora si trattava di una vera rivoluzione. Viene eletto il primo imperatore. Si chiama Augusto ed è il figlio adottivo di Giulio Cesare. Questa è la casa di Augusto. È stato fra queste stesse mura che più di 2000 anni fa Augusto ridisegnò Roma e ne fece il centro di comando del suo impero. A questo punto ha tutte le risorse dell'impero a sua disposizione. L'ingegno e l'efficienza della civiltà più avanzata della Terra, concentrati nelle mani di un solo uomo. Roma entra nella sua età dell'oro, che darà vita ad alcune fra le più straordinarie opere architettoniche mai viste. In un'epoca in cui una comunità di 10.000 persone era già una grande città, Roma accoglieva 1 milione di abitanti. Non si vedrà nulla di simile in Europa fino alla rivoluzione industriale, 1900 anni dopo. La città inizia a fronteggiare problematiche molto moderne. Fin da sempre i romani si erano recati al loro fiume, il Tevere, per attingere acqua. Sfortunatamente, il Tevere era anche il punto di scarico di molte fognature urbane. Ormai era inquinato. Così prende il via uno dei più grandi progetti dell'antichità. Non parliamo di mausolei o monumenti, ma di un'impresa di natura strettamente pratica. Gli ingegneri romani trovano nuove sorgenti d'acqua al di là dei colli e fanno in modo di convogliarla in città passando sopra i tetti fino a riempire le fontane, le piscine e le terme. Costruiscono gli acquedotti. Presso l'ingresso sud-est di Roma, queste antiche arcate ancora svettano nel paesaggio. 2000 anni fa erano il segmento di una rete lunga 500 chilometri, un'opera enorme per qualunque epoca storica. Gli ingegneri di oggi avrebbero a loro disposizione delle pompe idrauliche per portare l'acqua oltre i sette colli. Gli ingegneri romani devono usare la forza di gravità. Questo significa costruire secondo calcoli perfetti. L'acquedotto Claudio è lungo più di 60 chilometri e da un capo all'altro la sua pendenza diminuisce di circa 30 centimetri ogni 120 metri. Anche se queste grandi arcate simboleggiano il genio dell'impresa romana, queste erano state la parte più semplice di tutto il lavoro. Per ogni metro di acquedotto in superficie ce ne sono 5 sottoterra. Duncan Kenyon Jones ha ripercorso l'acquedotto Claudio fino alla sua fonte, che si trova negli Appennini, a 50 chilometri da Roma. Questa è un'ottima testimonianza di come i romani costruissero le gallerie sotterranee. Se osserviamo bene, si vedono i segni delle picconate date in questa direzione dalla squadra di operai. E questo è il punto esatto in cui la squadra ha incontrato l'altra proveniente dalla direzione opposta. Come si vede, c'è una correzione dell'altezza del tunnel, perché questa squadra aveva scavato la galleria un po' più in alto, quindi non si erano incontrate alla perfezione. Sul muro, invece, sono ancora visibili i depositi formati dal passaggio dell'acqua, e qui siamo solo a metà del canale. Questa galleria era appena sufficiente a sollevare il piccone. Lavorare qui sotto era molto scomodo e decisamente claustrofobico. Ogni centimetro in avanti allontanava gli operai dalla luce del sole. L'unica fonte di illuminazione era una torcia. Il muro è costellato di piccole nicchie dove le torce venivano appese. Una volta terminata la galleria, bisognava mantenere costante il flusso dell'acqua. Questo è quanto resta della parete originale della galleria,
Come potete vedere, questo sottile strato sopra la malta è un accumulo di calcare, come quello che si forma sulle nostre stoviglie o nelle grotte. Anche una quantità così piccola poteva arrivare a dimezzare il flusso d'acqua, quindi era indispensabile una manutenzione costante per assicurare a Roma un approvvigionamento sempre abbondante. Alcune delle gallerie sono ancora funzionanti e sono la passione del dottor Leo Lombardi, che ha dedicato la sua vita a studiarle. Allora, siamo in uno degli acquedotti meglio conservati di Roma e ha funzionato sempre, 2000 anni di funzionamento, è stato costruito nel 19 prima di Cristo e ancora funziona, ancora porta acqua alla città. È ancora in piedi e funzionante, perché i romani al tempo investirono moltissimo in quest'opera in termini di soldi, ingegno, qualità dei materiali e anche orgoglio. Era un grande simbolo del potere, era veramente la spettacolarizzazione del potere romano, perché mille fontane nella città, nelle strade, le terme, gli edifici pubblici, si vedeva che c'era una grande ricchezza d'acqua e l'acqua era importante perché non tutti i popoli dell'impero avevano acqua a disposizione. Questo è uno degli aspetti che rendeva i romani unici: la possibilità di attingere ad acqua pulita con relativa comodità. Anche i cittadini più poveri godevano di quello che in altri posti era un lusso. E l'imperatore ne guadagnava in gratitudine. L'acquedotto è un monumento vitale. Ogni volta che i romani bevono o si recano alle terme pubbliche, si ricordano dell'imperatore che lo ha realizzato. Un abitante di Roma oggi consuma mediamente 100 litri d'acqua al giorno. Secondo le stime, agli inizi del III secolo, i cittadini romani avevano a disposizione 300 litri ciascuno. E l'acqua corrente porta tutta una serie di vantaggi. Data la vastità e la continua espansione della rete commerciale di Roma, molte altre comodità entrarono nella vita quotidiana. E sotto il regno di Augusto, la città diviene del tutto simile a una metropoli odierna. Nascono periferie, nuovi quartieri e case popolari, spazi pubblici e strade secondarie. Augusto crea la prima forza di polizia e il primo nucleo di vigili del fuoco. Ma il suo regalo più grande alla città è il risultato di un'ambizione e di un benessere straordinari. Trasforma letteralmente una città di mattoni in una di marmo. Mentre i romani costruivano la loro capitale nel marmo, a Petra, in Giordania, in Abatei, fondavano il loro impero sulla pietra arenacea. Ci si è molto interrogati su quali fossero le caratteristiche costruttive degli ingegneri in Abatei, cioè come facessero a scavare questi monumenti direttamente nella roccia, nella maniera straordinaria che vediamo ancora oggi. E guardando questi fori che ci sono sul lato sinistro e anche dall'altra parte della facciata, si era pensato che forse potessero servire per alloggiare delle impalcature di legno e poter costruire così tutta quanta la facciata. Però i fori hanno una sezione tale che nessun palo entrerebbe dentro, perché è molto più stretta sopra e più larga sotto, e infine ci voleva una foresta di alberi per poter costruire un'impalcatura di legno così importante. Certo, nel deserto il legno è una risorsa molto preziosa. Dunque quelle scanalature sono servite ad altro, forse ad appoggiarvi delle scale. Oppure quei fori servirono agli iconoclasti cristiani e musulmani che si presero la briga di cancellare la memoria degli dei in Abatei, distruggendo e abbattendo le statue che si trovavano lì alloggiate tra le colonne. La facciata poi non finisce al livello di calpestio, quello dove ci troviamo in questo momento, ma qua, al di sotto delle grate di protezione per paura di crolli, si vede che continua almeno per altri 5-6 metri, ci sono dei blocchi squadrati, c'è addirittura un'altra entrata. Si pensava che questo fosse il posto del tesoro, soprattutto per via dell'urna che si trova in alto e che doveva contenere chissà quali gioielli e quali pietre preziose. Fu presa a fucilate in tempi successivi, soprattutto dai beduini, e si vedono ancora i fori dei proiettili nella roccia. Da questa altura, che è di fronte alla SNE, possiamo vedere bene qual è stata la tecnica costruttiva dei Nabatei per iscrivere nella roccia questa meraviglia. Allora, questo è il profilo della roccia che abbiamo qui, proprio sulla sinistra, dove siamo saliti noi. Qui si vede un piccolissimo spicchio di cielo, proprio qua. E questo invece è il profilo che i Nabatei hanno rubato alla montagna.
scende poi giù di qua, e qui dentro in abatei ricavavano il tempio. Questa invece è la quinta fatta dalle rocce dall'altra parte. Qui dentro hanno lavorato. E come hanno fatto? Prima scavavano un tunnel e lo facevano in questa posizione qui, diciamo nella posizione più alta della roccia, qua sopra, dove decidevano che il tempio dovesse cominciare. E poi scendevano piano piano, eliminando sezioni in modo da scavare una specie di grande parallelepipedo all'interno della roccia. Dunque, quello che levavano come porzione di roccia, partendo dall'alto verso il basso, era proprio questa. E naturalmente lo stesso avveniva qui in cima. Poi sono ritornati sopra e hanno cominciato dall'alto a scolpire il tempio, in questo caso il palazzo, nella maniera che possiamo vedere oggi. Qui per esempio c'è il tesoro con la sua urna, grosso modo in questa posizione. Poi scendevano, qui c'è un elemento orizzontale, una trabeazione, e qua sotto possiamo vedere le colonne. Per esempio queste sono le due colonne libere, quelle che non sono appoggiate alla roccia. Ecco, queste qui non avevano funzione portante, tant'è che quando il tempio fu trovato una di queste colonne era crollata. Invece hanno funzione portante queste, ma perché? Perché sono attaccate alla roccia, sono solidali con la roccia, come tutto il resto dell'edificio. Dunque l'edificio si regge perché viene fuori dalla pietra e non perché abbia degli elementi successivi che, appunto, come possiamo vedere, non sono influenti. Dunque bisogna fare un calcolo molto preciso, perché se si comincia dall'alto poi bisogna sapere esattamente dove si finisce quando si arriva al piano di calpestio. Dunque tutto deve essere perfettamente calcolato, e questo è quello che loro sapevano fare egregiamente nella costruzione dei palazzi qui a Petra. Ma se non usavano i fori che abbiamo visto in facciata, come facevano i nabatei a costruire dall'alto i loro edifici? Beh, qua si vede bene, perché c'è nella spaccatura che si vede là dietro una scala iscritta nella roccia qua, in primo piano quasi, che consente di arrivare al livello più alto e dunque poi consente di scendere. Ora ci spostiamo da un'altra parte, perché possiamo cercare di penetrare meglio quel mondo antico di vita difficile in un deserto, di sostentamento difficile per via dell'acqua, per via dell'alluvione, per via dei terremoti, per via delle condizioni così complicate, in un edificio che non è stato completato e che dunque ci permette di vedere nel dettaglio le loro tecniche costruttive. Però mi serve questo. Bentornati ad Atlantide, siamo di nuovo in Giordania, a Petra, l'antica capitale del regno dei Nabatei. Siamo qui non soltanto per ammirare le bellezze artistiche di Petra, che è sempre bellissima, ma anche per cercare di comprendere come una comunità di decine di migliaia di persone, di abitanti, potesse sopravvivere in queste condizioni ambientali già difficili al tempo. Era comunque un deserto e le risorse scarseggiavano. Come facevano soprattutto a gestire il problema dell'acqua? Abbiamo già visto all'Ashne, al tesoro, come i Nabatei fossero abilissimi nel costruire. Avevano sperimentato una tecnica nuova, rivoluzionaria. Questi templi, questi edifici sono tutti costruiti partendo dall'alto, dunque bisognava essere molto precisi nei calcoli per poi arrivare giusti alla base. Accanto ai palazzi c'erano però gli edifici tradizionali liberi cosiddetti, cioè costruiti utilizzando i mattoni. Però l'abilità peculiare dei Nabatei era quella di costruire grandi edifici che erano monumenti nello stesso tempo, strappandoli alle pareti di roccia, con una tecnica costruttiva molto particolare che possiamo capire meglio da questo punto di vista osservando quella tomba incompiuta. Da qui possiamo vedere molto bene. Intanto vediamo il contesto. Questi sono i grandi strati di arenaria che si trovano sopra la tomba. Bisogna considerare che queste sono arenarie antichissime che i Nabatei hanno imparato a scavare e a usare come pietra da costruzione, perché sono piuttosto tenere. Qui è invece il quadro che stiamo cercando di ricostruire, ecco, grosso modo qui, poi qua c'è il profilo del terreno che arriva qua. Ecco, qui siamo arrivati al punto in cui la costruzione di questa tomba si è arrestata, però si possono vedere dietro queste cavità che sono le stanze interne della costruzione che già si cominciano a scavare. Funziona così, insomma. Il tunnel superiore permette di levare la prima fetta di roccia. Si ritorna sopra e si comincia a spellare l'altra roccia su un gradino che è formato da quanto si era levato prima. Ma già si scavano anche le camere interiori. Dunque si procede progressivamente verso il basso. Il livello a cui si sono fermati, inspiegabilmente, non sappiamo perché, è esattamente questo qui.
che stiamo marcando in rosso. Dunque tutto questo settore era ancora da levare. Si capisce molto bene proprio in questo punto che il calcolo per scendere doveva essere preciso al millimetro, non solo, doveva comprendere anche le decorazioni dei capitelli delle colonne o gli altri fregi che sono stati fatti, tutti simmetrici, paralleli, alla stessa altezza, per poi arrivare a terra simultaneamente, se così si può dire. Altrimenti l'opera andava perduta, non avrebbe avuto quel valore che vediamo ancora oggi di abilità costruttiva, di ingegneria e anche di fantasia, di essere, di arte. Il legame dei nabatei con la pietra, con la roccia, con l'arenaria in questo caso, è un tratto fondante di questa civiltà e anche della religione che qui è stata costruita a partire dal IV secolo a.C. In particolare all'interno del Sikh, soprattutto nella parte iniziale, sono scolpite nella roccia alcune figure particolari. Sono i betili, sono degli elementi rettangolari al cui interno sono rappresentati in maniera astratta e simbolica, con forme geometriche, qualche volta un uovo, qualche altra volta è ancora un rettangolo o un quadrato, soltanto in qualche caso raro è possibile riconoscere qualche elemento legato alle figure umane, sono rappresentati gli dei, sono come dei piccoli tempietti votivi dedicati ai loro dei. Soprattutto Dushara era il dio principale e veniva identificato addirittura con un monolite, con una pietra nera. A pensarci bene, questo ricorda abbastanza da vicino quello che era il legame delle popolazioni contadine, anche italiane, del Mediterraneo con la madre terra. Ma forse l'analogia è più stretta con quanto è accaduto ai discendenti arabi dei nabatei, che poi si sono spostati nella penisola arabica e lì hanno come simbolo rappresentativo proprio della loro religione un grande monolite nero. Ora continuiamo nel nostro parallelo tra Romani e Nabatei. Se Petra è la capitale della pietra arenaria, Roma, con Augusto, diventa la capitale del marmo. Augusto fissa uno standard altissimo. Gli imperatori che lo succedono seguono il suo esempio. Intere generazioni vivranno sotto le sue leggi e percorreranno le strade di una città che ha personalmente concepito e ricostruito. I fori erano il cuore di Roma, un grande spazio dove la vita pubblica della città si esprimeva attraverso la politica, il diritto, il commercio e l'intrattenimento. Qui, scolpita nella pietra, c'è la storia della metamorfosi di Roma fino a diventare Caput Mundi. L'area del precedente foro era un dedalo di templi, stradine e statue. Ma attaccato a questo, Augusto fa costruire qualcosa di molto diverso. Lunghe file di colonne imponenti e lineari seguono uno schema disciplinato. Sono lì per intimidire. Si tratta di uno spazio dal quale Roma deve poter dominare il mondo. L'area del Foro Romano di Augusto è disseminata di blocchi di marmo finemente lavorati. Il marmo ricopre ogni superficie e la scelta di questo materiale non è affatto casuale. Il marmo bianco indica purezza, longevità ed eleganza. È un simbolo forte del ruolo dell'imperatore, esattamente come la toga porpora o la corona di alloro. Solo l'imperatore dispone delle risorse per utilizzare una tale quantità di marmo. Il marmo bianco di Roma proveniva dalle cave di Carrara, circa 300 km a nord della capitale. Gli antichi romani furono i primi a condurre estrazioni su larga scala e le operazioni continuano da allora. Oggi, ogni anno vengono estratte 1,5 milioni di tonnellate di marmo dalle cave di Carrara. Nel primo secolo, senza le tecnologie e i mezzi di trasporto moderni, tutto dipendeva dalla manodopera umana. Le estrazioni venivano condotte come un'operazione militare. Durante il periodo d'oro dell'impero, nelle operazioni di estrazione venivano impiegati 27.000 uomini, l'equivalente di 4 o 5 legioni. Quando era possibile, i cavatori sfruttavano le fessure naturali della roccia per estrarre i blocchi, altrimenti dovevano scolpire dei canali nella parte anteriore e al di sopra del blocco. Quindi eseguivano dei fori nei canali e vi inserivano dei cunei di legno, successivamente bagnati con acqua. Il legno, gonfiandosi, provocava una spaccatura naturale nel blocco. Il marmo bianco e lucente di Carrara diventa il biglietto da visita della Roma imperiale,
Ma per costruire il suo foro, Augusto va anche oltre. Lo riveste di materiali preziosi provenienti da tutto il regno. Per chi sa cosa cercare, ogni lastra è un'attestazione di potere, il simbolo di una delle tante vittorie. Se osservate le lastre del pavimento ai miei piedi, potete vedere due tipi differenti di marmo. Questo giallo-oro del Nord Africa e l'altro bianco striato di viola proveniente dalla Turchia. Camminare in queste stanze ricoperte di materiali tanto lussuosi era quasi come camminare tra l'oro, ma allo stesso tempo serviva a comporre una mappa delle risorse minerarie dell'impero e a ricordare gli sforzi necessari per portare le province alla capitale. Questo proprio in senso letterale. A livello propagandistico è una trovata geniale. Ogni cittadino che entrava nel foro era costretto a meravigliarsi dell'opera di Augusto. E inoltre ne diventava immediatamente parte integrante, sentendosi anche lui governatore del mondo, perché i pavimenti che calpestava erano frutto dei bottini di guerra con i paesi stranieri. Si convinceva che solo essendo romano nasceva con uno status elitario. Il messaggio di Augusto non era «io comando», ma «noi comandiamo». Ma ovviamente lui era al comando. Aveva lottato e ucciso per arrivare al potere. Il suo regno durò 41 anni. Quando morì, la maggior parte dei romani non aveva memoria dei predecessori. Era stato presente in ogni aspetto della loro vita, sempre al centro di tutto. Li avvolgeva, letteralmente. La città di marmo di Augusto splendeva come un faro del potere di Roma. Ma nonostante tutti i monumenti e gli edifici incredibili, gran parte di Roma è ancora in legno. Gli incendi sono frequenti e mortali. Spesso la città è vittima di vaste distruzioni. Noi pensiamo all'antica Roma come a un centro di marmo splendente, ma la città della maggior parte dei romani era ben diversa. Centinaia di migliaia vivevano in case anguste e costruzioni popolari a più piani. Tutti utilizzavano braceri all'aperto per cucinare i pasti, con il rischio costante di alimentare incendi. Ogni giorno scoppiano una media di 100 incendi, alcuni piccoli e circoscritti, altri di dimensioni catastrofiche. Il peggiore risale all'estate del 64 d.C. Le fiamme divampano per una settimana, distruggendo il 70% dei quartieri e riducendo Roma ad un mucchio di ceneri fumanti. L'imperatore in carica al tempo era Nerone. Successivamente la gente dirà che era un pazzo e che era stato lui stesso ad appiccare il fuoco, per poi scaricare la colpa sulla comunità cristiana di Roma, così da poter ricostruire secondo il suo gusto. Ma gli esperti di oggi la pensano diversamente. Nerone aveva messo in moto il piano di emergenza e con grande rapidità. Dopo aver domato le fiamme, per migliaia di persone ormai senza casa, è ora di ricominciare da zero. C'è bisogno di case veloci ed economiche, il che significa trovare un nuovo modo per tirarle su. E si punta su quella che al tempo era una nuova tecnica sperimentale. Una tecnica a cui solo i romani avevano accesso. In tutto il Mediterraneo, la malta era conosciuta e utilizzata da tempo, una sorta di composto colloso fatto di calce, sabbia e acqua, ma i romani migliorarono la formula. Con l'aggiunta di un altro ingrediente, crearono il calcestruzzo, una scoperta straordinaria, probabilmente il contributo più grande dei romani all'architettura. La malta serviva a tenere uniti i mattoni, ma con l'aggiunta di ghiaia divenne un vero e proprio materiale da costruzione. Questa era la tecnica base, versare la miscela tra due lastre di mattoni o pietre. Ma presto i romani si accorsero che utilizzando il legno, con una tecnica chiamata a casse forme, potevano creare stampi di qualsiasi forma. Dopo il grande incendio segue un periodo di vivaci sperimentazioni. I romani raggiungono un tale livello di perfezione che il loro metodo è rimasto lo stesso fino ai giorni nostri.
Per alcuni lavori, ancora oggi non ci sono alternative al legno. E il principio per la costruzione di una volta in cemento è lo stesso. Il metodo a casse forme prevede un involucro dentro il quale viene gettata la malta, che si indurisce. Una volta che ha fatto presa, le pareti della cassaforma vengono rimosse e la volta è conclusa. Gli ingegneri di Nerone capiscono che questo metodo apre un mondo di possibilità infinite. Iniziano a lavorare al nuovo palazzo imperiale. Senza il cemento, un progetto così sarebbe stato impensabile. Una gran perdita nel panorama romano è la scomparsa degli edifici innovativi di Nerone. La Domus Aurea giace al di sotto delle terme di Traiano. Il centro di questo complesso architettonico era una sala ottagonale, retta da una serie di volte dallo stile rivoluzionario. Nerone si uccide nel 68 d.C., quando un colpo di Stato lo priva del potere. Segue una guerra civile e la nuova dinastia di imperatori decide di radere al suolo tutti i suoi monumenti. La Domus Aurea viene saccheggiata, riempita di terra e vi si costruisce sopra. Resta sepolta e dimenticata per 1400 anni. I giardini di Nerone diventano il cantiere per una nuova arena cittadina, il Colosseo. E Nerone stesso diventa poco più di un labile ricordo. Tuttavia, i suoi meriti non possono essere ignorati. Aveva rivoluzionato il modo di costruire, una tecnica tanto innovativa che aveva prodotto i primi grattacieli della storia. Palazzi con arcate e soffitti a volta sorgevano in tutta la città. Il cemento è così versatile, resistente ed economico che gli ingegneri avevano lavorato con una prolificità mai vista prima. È questa l'eredità di Nerone. Il suo contributo apre la strada a quello che sarà uno dei più famosi edifici romani, il Pantheon. Roma sorge su una palude bonificata. La prima versione della città era stata di legno e mattoni. L'imperatore Augusto la trasforma in una di marmo e dopo il grande incendio, Nerone la ricostruisce da capo. Dalla Roma imperiale ci spostiamo ai confini sudorientali dell'impero, a Petra, la capitale dell'antico regno dei Nabatei. I romani la conquistarono nel 106 d.C. e ai loro occhi doveva apparire come una vera e propria metropoli, almeno per quello che poteva essere il concetto di metropoli al tempo. C'erano degli edifici straordinari, spettacolari, qui possiamo vedere le tombe, il teatro laggiù in fondo e tanti altri palazzi, ma soprattutto i Nabatei erano stati in grado di arrangiare questa città in modo che le risorse qua attorno, che sono molto scarse, venissero sfruttate fino all'ultimo. In particolare si parla dell'acqua, che era effettivamente la risorsa più importante. Qui siamo vicini a al greto di un torrente, anche se non sembra, pieno di questi ciottoli. Adesso non è percorso dall'acqua da parecchio tempo, ma tutti i corsi d'acqua che erano qua attorno convogliavano naturalmente verso il centro di un vasto bacino in cui c'era proprio Petra. Poi i Nabatei, attraverso canale e tubi, riuscivano a tenere quest'acqua, a spostarla nelle cisterne e a conservarla. Era acqua di pioggia soprattutto, che naturalmente scendeva da queste parti, ma era anche l'acqua dei ruscelli e dei corsi d'acqua qua attorno. Nel raggio di 25 chilometri attorno a Petra non c'era nemmeno una goccia d'acqua che andasse perduta. Trasportare acqua su lunghe distanze era naturalmente un problema molto complesso, soprattutto 2000 anni fa o comunque secoli fa. Ma i Nabatei erano riusciti ad ovviare a questo problema, oltre che con una serie di canali, che sono quelle che si vedono all'ingresso del SIC, anche con queste tubazioni che possiamo intravedere lassù. Sono dei solchi all'interno dei quali venivano installati dei tubi a sezione piuttosto corta di terracotta che poi venivano fissati con una malta alle pareti e sigillati per ciascuna giuntura con un intonaco impermeabile. Ci sono pochissimi punti in cui è possibile toccare con mano il sistema di conduzione, le tubature dell'acqua. Ecco, qua si vede molto bene. Sfruttando un incavo naturale dell'arenaria e poi lavorandolo, hanno sovrapposto gli antichi Nabatei due sistemi di condotte. E qui possiamo osservare bene quello inferiore, perché questa è la lunghezza del tubo, del segmento di tubo, una quarantina di centimetri grosso modo. E questa invece è la giunzione fra un tubo e l'altro.
è fatta con un intonaco impermeabile che permette di tenerle insieme e di non avere perdite lungo il tragitto, mentre sotto si vede spuntare, qui e anche sopra, la malta che regge invece, attaccata all'arenaria, tutta la tubatura. Ora, quando l'acqua sfrutta questa pendenza per scendere ed essere convogliata nelle cisterne in città, non riempie interamente la sezione del tubo, ma la riempie soltanto all'80%, e questo è voluto, perché se fosse tutta piena la pressione potrebbe rischiare di spezzare le giunture oppure di staccare i tubi. Invece, tenendola con un po' d'aria in un sistema a condotto aperto, come si chiama, si riesce a convogliare l'acqua e ad ovviare alle differenze di pressione. Oggi noi questo lavoro lo possiamo fare con l'acciaio, perché sono tubi molto più grandi e ben saldati, certo non soffrono la pressione dell'acqua. Invece al tempo si doveva risolvere in un'altra maniera. Se ci si avvicina da questa parte, ecco qua, si vede come è chiaro l'intonaco, la malta che reggeva la tubatura attaccata all'arenaria. Questa è la tubatura, si vede bene la struttura di terracotta, quindi non così forte da poter sostenere una pressione elevata, e questa invece è la giuntura. Tra poco continueremo a parlare dei Nabatei e del loro capolavoro di ingegneria e di architettura, Petra. Eccoci di nuovo ad Atlantide, da Petra in Giordania, l'antica capitale del regno dei Nabatei, che governarono su questa grande regione così importante strategicamente dal IV secolo a.C. fino al II secolo dopo Cristo, fino insomma ai Romani. Abbiamo visto e stiamo vedendo come i Nabatei erano degli straordinari ingegneri e architetti che riuscivano a costruire in queste montagne, soprattutto per la parte monumentale, dall'alto verso il basso, sperimentando tecniche di costruzione che non si erano mai viste altrove. Quello che vediamo là su questa parete straordinaria, tutta costruita e intagliata, è il cosiddetto complesso delle tombe reali. Cosiddette perché non abbiamo testimonianze precise che si tratti proprio delle tombe dei dignitari e dei sovrani di questo popolo, ma i denari che dovevano essere impiegati e il lustro che dovevano portare sono quelli tipici che vengono destinati ai re. Sono tombe tutte vicine e permettono, nelle loro aperture, nella loro diversità di stili architettonici e anche di creazione, di notare anche come la roccia faccia parte completamente delle strutture di queste costruzioni e sia un elemento portante della cultura dei Nabatei. Lo vediamo particolarmente in quella tomba lì, quella che è parzialmente coperta dalle impalcature. Quella è la tomba della seta. E viene messa in luce lungo la sua facciata la sottile trama dell'arenaria. Sono tutte lamine che hanno colori diversi, partono dai grigi fino ai marroni, i rossi, i gialli, gli azzurri, insomma ci permettono di vedere un po' l'interno delle rocce che costruiscono questa straordinaria facciata. Appena saliti sul piccolo altopiano, la prima tomba che incombe, davvero è il caso di dirlo, su di noi, è la tomba palazzo, questa che è alle mie spalle. Così chiamata perché simula effettivamente la facciata di un palazzo, doveva arrivare anche molto più in alto di quello che si vede fino lassù, dove è scavata la roccia arenaria dietro, e poi ancora qua dove ci sono dei vistosi crolli nella parte superiore. Ci sono quattro ingressi, si vede anche qui la trama dell'arenaria dietro, è davvero monumentale e imponente, così come pure la tomba corinzia, che si trova più in là, appena più sulla destra, mangiata ormai dal tempo nella parte superiore, e che mette in luce chiaramente anche i piani di frattura, di spaccatura dell'arenaria che poi sono venuti fuori col tempo. Qui siamo saliti al di sopra delle scale, c'è un grande cortile che è questo, che permette di vedere come questa tomba, quella dell'urna, abbia un'altra caratteristica particolare, cioè è costruita all'interno del pendio di roccia, considerevolmente lo spazio di quel porticato è quello che guida la facciata che poi si trova invece in questa posizione. Questa è diventata una chiesa nel V secolo, una chiesa bizantina, quindi ha cambiato la destinazione d'uso, se così possiamo dire, seguendo quella che è poi la storia di Petra, che verrà abbandonata poi al tempo delle crociate e riscoperta soltanto all'inizio del XIX secolo. Ma con la luce del tramonto dentro si può vedere ancora meglio. All'interno la tomba che è diventata una chiesa è assolutamente vuota, è
Infatti la voce, i passi rimbombano moltissimo, ma vale la pena di guardare lo spettacolo straordinario, strepitoso sulle pareti. Qua, come delle onde di roccia che si infrangono nello stesso punto, sono le laminazioni dell'arenaria, eccola, che poi piega così e che poi è rotta da questa linea di frattura che sale là, e poi tutti gli ossidi di ferro, di manganese, rossi, neri, gialli, che storiano tutta la roccia. Se ci spostiamo poi qua, sulla parete che è illuminata dal sole, proprio al tramonto, si vedono non soltanto i disegni dell'arenaria, quelli che abbiamo già veduto, ma soprattutto, ecco qui, il disegno regolare, incredibile, continuo, ripetuto, ritmico, degli attrezzi che hanno scavato questa tomba. Ed erano attrezzi semplici di ferro, erano picconi, erano vanghe, erano lame molto semplici, rudimentali, che hanno però comportato un lavoro enorme per tirare dritta questa parete, per cogliere poi tutto il lavoro della roccia. Spostiamoci verso l'alto. Basta guardare il soffitto per vedere uno spettacolo straordinario. Sembra un affresco, effettivamente, ed è, lo è in qualche misura, solo che l'autore non è un uomo, è la natura. C'è il rosso del ferro, il grigio della roccia, le lamine dappertutto tagliate, intersecate, rotte più volte, qui come in un quadro astratto. Un'altra dimensione a Petra, non soltanto nello spazio, anche nel tempo, una dimensione fantastica. Abbiamo riprovato, seppure per qualche istante soltanto, l'emozione che dovevano provare quegli esploratori che all'inizio del XIX secolo si recavano a Petra. La città era stata abbandonata dopo le ultime crociate nel XIII secolo e fu riscoperta soltanto 6 secoli dopo, quando Johann Burckhardt arrivò qui con uno stratagemma. Si faceva passare per arabo, si faceva chiamare sceicco, e in questa maniera, così travestito, dopo aver imparato la lingua e i costumi, prese 2 guide locali e si fece condurre nel Sikh e scoprì Petra, anzi riscoprì, per meglio dire, Petra. Con la scusa di dover sacrificare una capra, si fece portare anche all'interno delle rovine, che però erano interdette perché erano rovine degli infedeli, dunque non potevano essere guardate con attenzione. Quasi lo scoprivano, però riesce a portare a termine il suo viaggio, e dal suo racconto, sulla sua scia, molti vengono qua, come per esempio l'inglese David Roberts, che dipinge in maniera straordinaria e disegna tutto quello che qua attorno si vedeva, anche con un metodo nuovo che permetteva di ricalcare esattamente su un quaderno quello che si vedeva alla distanza. Ma Burckhardt è soltanto uno di quegli uomini che in quel periodo lì, e anche nei decenni successivi, esplorava quelle aree del mondo che erano bianche sulla carta geografica, non esistevano. O meglio, esistevano, si sapeva che c'erano città straordinarie perdute nella giungla o ai margini dei deserti, ma ancora non c'erano prove concrete della loro esistenza. Quelle erano le città perdute. Petra, Machu Picchu, Angkor e Troia sono luoghi che vengono dal passato, ma forse l'elenco delle città scomparse andrebbe aggiornato, e nella lista ci potrebbe finire anche Pripyat, a pochi chilometri da Chernobyl. Forse gli archeologi del futuro si domanderanno cosa successe la notte del 26 aprile del 1986. Per loro non sarà facile capire come sia stato possibile violare tutte le regole di sicurezza dell'impianto e causare il più grave incidente nucleare civile della storia. Cercheranno reperti di questa città scomparsa per l'esplosione del reattore numero 4 della vecchia centrale nucleare. Una volta qui c'erano migliaia di case. Ora ci sono solo macerie, ricoperte da sterpaglia e boscaglia contaminata. Chernobyl oggi è una zona fantasma e forse finirà per essere raccontata in un film di fantascienza ambientato nel passato, come è accaduto per Tikal, in Guatemala. Culla della civiltà Maya, immersa nella fitta giungla amazzonica del Petén, Tikal si spegne e sparisce inghiottita da un mistero mai chiarito. E infatti, in questo luogo pieno di segreti, Steven Spielberg fa iniziare la saga dell'archeologo più famoso della storia del cinema.
ma la lista delle città perdute è lunga. Protetta dalla cordigliera delle Ande, c'è Machu Picchu, il gioiello architettonico costruito dagli Inca e rimasto nascosto per più di 4 secoli dalla rigogliosa vegetazione del canyon di Urubamba, in Perù. La sua scoperta è avvenuta nel 1911 grazie a Hiram Bingham, l'esploratore e archeologo che si era inerpicato in quelle zone inaccessibili per trovare Vilcabamba, ultimo rifugio degli Inca ribelli. Quello che invece trovò fu Machu Picchu. Un santuario nascosto, forse la dimora delle vergini dedicate al culto degli dei, o forse il rifugio di una parte selezionata della nobiltà inca in caso di attacco. Perché non fu distrutta dai conquistadores e dai religiosi incaricati di estirpare l'idolatria? Quello che si sa con certezza è che la città si spopolò in modo definitivo verso la fine del 1500, fino a scomparire, fagocitata dalla foresta. Il mistero che accomuna la storia di tante città è quello del loro abbandono improvviso, come è successo ad Angkor, in Cambogia, il cuore del vasto impero Khmer. Un'area enorme disseminata di centinaia di templi, il più famoso è l'Angkor Wat, eretto tra il 1112 e il 1150 per volere del re Suryavarman II. Angkor Wat ritrae perfettamente la cosmologia indù, con le torri centrali che rappresentano il Monte Meru, i muri esterni che simboleggiano le montagne che racchiudono il mondo e il fossato che rappresenta l'oceano oltre le montagne. Il tempio riproduce il regno degli dei sulla terra nei minimi dettagli ed è rivolto a ovest, il punto cardinale associato a Vishnu, il dio con cui lo stesso re si identificava. Tutto attorno al tempio ci sono migliaia di incisioni e bassorilievi scolpiti nell'arenaria, fregi che mettono in risalto la forza militare del sovrano, rappresentato con 18 parasoli, il simbolo della potenza, e centinaia di apsara, le ninfe celesti che accompagneranno il re alla sua morte, avvenuta nel 1150. Dopo di lui nessun imperatore riuscirà a consolidare il proprio potere, e nel 1177 le armate Cham travolgono l'esercito Khmer. Dopo anni di declino, un nuovo re riesce a sconfiggere gli invasori. È Jayavarman, il fondatore dell'ultima capitale, Angkor Thom, la grande città. Al suo centro si trova il Bayon, il santuario simbolo della nuova religione buddista, con i suoi grandi volti che sembrano emergere dalla pietra e rappresentano i volti del sovrano che si identifica con Buddha. Anche qui i bassorilievi conservano la memoria dell'impero. C'è la storia della sconfitta e della riscossa Khmer, ma per la prima volta compaiono anche scene di vita quotidiana, un mercato, una lotta tra galli, una donna che partorisce. La vita era tornata ad Angkor, fino al 1431, quando la città viene presa d'assalto dai nemici thailandesi. In pochi decenni, la giungla si richiude su Angkor, tenendola nascosta al mondo fino alla fine del XIX secolo, quando un'equipe di archeologi francesi la riporta alla luce. India, a pochi chilometri da Agra. Qui si trova Fatehpur Sikri, la città della vittoria, costruita da Akbar il Grande perché diventasse la nuova capitale dell'impero Mogul. I palazzi erano decorati con raffinate incisioni e bassorilievi, come nella Diwan-i-Khas, la sala delle udienze private all'interno del palazzo reale, con il maestoso trono della colonna che include tratti ornamentali tipici sia dell'induismo che dell'Islam. Seduto su questo trono, Akbar discuteva con i rappresentanti di tutti i suoi sudditi, cercando di integrare le varie religioni dell'India. Ma i fasti della capitale dell'impero Mogul durano solo pochi anni. Nel 1586, la città viene abbandonata per mancanza d'acqua e sprofonda nel degrado fino all'intervento del viceré britannico Lord Curzon, che nel 1900 ne finanzia il recupero. Il nostro viaggio alla ricerca delle città perdute finisce in Anatolia, sulla sponda asiatica dello stretto dei Dardanelli. È qui che nel 1871 Heinrich Schliemann compie degli scavi eccezionali e porta alla luce i resti della mitica città di Troia, narrata da Omero nell'Iliade. Città distrutte, abbandonate al deserto, nascoste da montagne inaccessibili o sopraffatte dalla giungla. Molte delle città scomparse nei secoli hanno alimentato miti e leggende che hanno accompagnato la vita e la cultura dell'umanità. Sarà così anche per Chernobyl, la città perduta del XX secolo.
Abbiamo fatto un breve giro del mondo e abbiamo visto più da vicino quelle che sono le città e le civiltà perdute del nostro pianeta durante la lunga storia degli uomini, che è sempre però piccolissima rispetto a quella della Terra. Ora siamo di nuovo tornati in Giordania. Abbiamo lasciato però Petra, la capitale del regno nabateo, per spostarci qui, nel Wadi Rum, il grande deserto di Giordania. E qui siamo su una roccia in cui si vede molto chiaramente una serie di incisioni e di graffiti. Questi sono molto probabilmente, è sempre difficile attribuire un'età ai graffiti, i segni lasciati dai nabatei o dai loro cugini del deserto, altre popolazioni che vivevano da queste parti, sulle rocce, in un periodo che non possiamo precisare meglio, ma che potrebbe essere 4-5 secoli prima di Cristo fino al secondo secolo dopo Cristo, il momento in cui poi qui arrivarono i Romani. Per vederli nel dettaglio abbiamo bisogno di usare l'acqua, perché così risaltano di più. Ecco, proviamo da qua sopra. Questo è evidentemente un cammello, e anche nel suo disegno molto rozzo. Invece subito sotto, ecco qua esattamente, quello che si vede è molto probabilmente uno di questi stambecchi che si trovano da queste parti, gli orici. E il particolare significativo è quello delle corna molto lunghe, perché possono sviluppare delle corna, peraltro anche ornate, molto lunghe, soprattutto naturalmente nei maschi. Qua forse ce n'è un altro, vediamo un po' se si vede meglio. Sì, anche se la sua posizione è strana, piuttosto stilizzato. Qui, ecco, qui si vede meglio invece. Forse questa è la coda, queste sono le zampe di dietro, lì davanti il muso, e poi le corna fortemente ricurve all'indietro. È sempre difficile interpretare questi segni nella roccia, perché il loro significato intanto può essere molto vario, ma poi stabilite se sono veri o no. Per esempio, su questa stessa superficie di arenaria ci sono anche dei segni incisi più tardi, magari da turisti o dalle popolazioni locali, che si confondono se non ci fosse poi l'erosione a mettere in luce quali sono quelli più antichi. Ma ci spostiamo un po' più sotto da questa parte, vediamo qualche cosa di diverso che è interessante sempre nel mondo dei graffiti. Eccolo, possiamo prendere da qua, perché questo animale, possiamo supporre che lo sia, ha un corpo sviluppatissimo in lunghezza ma molto sottile, con le zampe posteriori una coda, le zampe anteriori e poi il muso con due corna lunghissime, sembrano due antenne, quasi un insetto. E invece uno degli stambecchi e degli orici che si trovano da queste parti, però rappresentato in una maniera che è decisamente simbolica, evidentemente non tende questa figura ad essere un obiettivo di caccia, ma qualcosa di diverso. Ecco, qui gli uomini, e questo succede un po' in tutti i graffiti e neanche nelle pitture murali, nelle grotte di tutto il mondo, a Lescaux, come Altamira e in altri posti, vanno al di là di quella che è la rappresentazione per la caccia. Quello era l'obiettivo, lo si metteva su una parete o su una tavola come questa, lo si dipingeva, in qualche misura lo si possedeva in quel momento lì, ma qui siamo a un punto diverso. Siamo in un momento in cui le rappresentazioni arrivano ad essere trascendenti, cioè si slegano dall'aspetto fisico e vanno in un'altra sfera, quella magica, quella propiziatoria, se vogliamo, quella dedicata agli dèi, alla divinità, a qualche cosa di altro, all'astrazione, insomma, di cui gli uomini sono capaci e gli altri animali, per quanto ne sappiamo, no. Certo, se confrontiamo queste, che sono comunque delle opere artistiche, con quanto gli stessi nabatei avevano costruito e innalzato e scolpito a Petra, la differenza insomma salta subito agli occhi. Però in tutti e due i casi possiamo notare una cosa molto sicura. Lì a Petra il rapporto con la divinità è un rapporto soprattutto con la roccia. Qui pure il rapporto con la roccia è molto stretto. Dunque il legame con la pietra è fortissimo, in generale per le popolazioni che abitano e che hanno abitato queste zone, e lo vediamo poi anche in tante altre parti del mondo. Per esempio, l'esploratore australiano David Adams è andato sulle tracce di un antico popolo del deserto, il deserto del Sahara in questo caso, i Garamanti. Anche questa popolazione ha lasciato impresse le proprie tracce nella roccia. Il Sahara, il deserto più implacabile della Terra, si estende come un mare asciutto e ondulato attraverso 10 nazioni. Un tempo, però, non esistevano confini.
l'Africa del Nord era un unico luogo conosciuto con il nome di Libia. Quando gli eserciti dell'antica Roma entrarono in questo deserto, scoprirono un mondo di mistero e terrore. Lo storico greco Erodoto, che scrisse 200 anni prima dell'arrivo dei Romani, ci fornisce un primo sguardo ufficiale di questa antica terra. Da Tebe alle colonne d'Ercole giace un deserto privo di acqua. In quel luogo vivono i Garamanti. Cacciano su bighe, mangiano serpenti e lucertole e parlano una lingua diversa dalle altre, ma squittiscono come pipistrelli. Questa è la terra dei Garamanti e oggi i segreti del loro mondo vengono svelati da una squadra di archeologi inglesi e libici che sta scavando Garama, la loro capitale, l'Atlantide del deserto, che giace sepolta da secoli dalla sabbia del Sahara. Adesso entriamo in una casa dei Garamanti. Questo è un luogo domestico, con tratti caratteristici. Diversi testi antichi descrivono i Garamanti come un popolo arretrato, barbaro e nomade. Il professor Mattingly e i suoi colleghi stanno dimostrando che non è vero. È uno stereotipo comune sui popoli del Sahara, come i greci e i romani immaginiamo che fossero nomadi, ma ci troviamo nel cuore di un'oasi e in un'oasi la vita è sedentaria e si basa sull'agricoltura. I Garamanti fecero fiorire il deserto, costruirono una rete lunga quasi 5.000 chilometri di canali di irrigazione collegati a falde acquifere sotterranee. Non è opera di popoli barbari e nomadi. Credo che questo sia l'aspetto dell'antica Garama che cattura l'immaginazione. Guardando queste strutture, è evidente che questo popolo non era affatto nomade. E questo è un tempio in stile mediterraneo, chiaramente influenzato dall'architettura romana. Ci sono pezzi di colonne, frammenti di capitelli e di basi. Fa parte di una serie di edifici pubblici che si trovano in questa zona, risalenti a una metropoli. Il Sahara, nella Libia meridionale, in realtà è composto da una serie di deserti. Si passa da immensi mari di sabbia e distese rocciose a montagne brulle. 5.000 anni fa, questo wadi era un luogo molto diverso. Lo sappiamo perché gli uomini che vennero qui a pescare e a cacciare documentarono ciò che videro. Questa è l'ultima cosa che ci si aspetterebbe di trovare, un coccodrillo. Sorge spontanea una domanda. Come è arrivato qui? Suggerisce che il Sahara non è sempre stato desolato. Il deserto attuale, un tempo, era costellato di lagune lussureggianti che irrigavano una savana ricca di zebre, bufali, struzzi, rinoceronti e giraffe. C'erano anche le bighe? Per cercare di scoprirlo, dobbiamo continuare. L'Acacus è formato da un labirinto di alte pareti che collegano vallate e canyon ciechi. Molti sono morti qui, perché non hanno trovato la via d'uscita. E ormai il carburante scarseggia. Non possiamo passare molto tempo a cercare. Mansur ci porta a un sistema di caverne che conosce. Un tempo, in questa caverna e nella vallata sovrastante, viveva una piccola comunità. A quando credi che risalgano? Secondo gli archeologi, hanno circa 8.000 anni.
Forse sono i più vecchi nella regione. Davvero? Sì. E quindi alcuni vivevano in questa caverna? Sì, perché li proteggeva e avevano un'ottima visuale. Li proteggeva dal vento. Questi buchi cosa sono? Forse sono per macinare il frumento. Davvero? Una specie di mortaio e pestello? Sulla Cacus sembra sempre che alcune figure si profilino nel paesaggio. Echi delle persone che un tempo vivevano qui. A 2 ore di cammino si trova un'altra caverna e sotto un'antica sporgenza troviamo sulla pietra la testimonianza del mondo che cercavo. Questi disegni costituiscono la documentazione di società ormai dimenticate, mostrano gli animali che cacciavano, il panorama, i vestiti che indossavano, i riti, i dettagli della loro vita quotidiana. È un luogo veramente incredibile. Non sono semplici dipinti su una parete in pieno deserto. Questo è un libro di storia o un film sulla vita di 2500 anni fa. Ci sono bovini e cammelli che erano giunti da poco nel deserto, un gruppo di cacciatori e soldati. Ed ecco, una biga in piena corsa. Erano i Garamanti? I guerrieri di una vecchia civiltà dimenticata che un tempo fiorì nel cuore di questo antico deserto? Oppure si tratta di qualcun altro? Forse di un'altra civiltà ancora sconosciuta che, come me, viaggiava fino ai confini della Terra. Tra poco torneremo anche a vedere la magnifica civiltà splendente di Petra. Qui però abbiamo approfittato di un blocco di arenaria crollato per divertirci un poco ancora su questi petroglifi, cioè queste iscrizioni fatte a scalpello, a graffito nella roccia. Qui addirittura vediamo, oltre a quelli che abbiamo già esaminato prima, cioè gli animali, eccetera, anche una mano. E questo ci dà appunto la possibilità di fare una ricerca in rete, sul web, e abbiamo digitato petroglifi moderni per vedere a che cosa ci si possa riferire oggi quando si parla di segni che possono avere anche un carattere simbolico. La mano, per esempio, potrebbe essere il segno di fermarsi, un halt, ma quelli che conosciamo meglio forse sono questi. Qui nel deserto non è proprio il più appropriato di tutti, ma insomma, questo è il cristallo di neve, sappiamo tutti che cosa significa quando è messo per esempio come cartello stradale su una strada. E poi abbiamo ancora naturalmente la croce rossa, qui ci sarebbe voluta la mezzaluna magari, ma ancora questo, l'avanti veloce, fast forward nei videoregistratori di un tempo, oppure anche nella ricerca di musica su uno di quei sistemi portatili. Chissà se anche questi segni, cui attribuiamo oggi un valore magico, trascendente, addirittura religioso, sacro, non avessero potuto avere anche un significato simile a quello che abbiamo veduto per quelli moderni e contemporanei, cioè un avvertimento oppure semplicemente un consiglio, un suggerimento. Ci vediamo fra poco. Via colonnata, un elemento tardo del paesaggio di Petra, ma che divenne presto il più importante. Qui si aprivano dei porticati lungo il colonnato che si vede ancora sulla pavimentazione romana e qui c'era il centro della vita della città. Ma questo è un elemento che in Abatei,
provenienti dalle tribù nomadi dell'Arabia, hanno preso e fatto proprio dentro una città che era fatta di tantissimi altri stili. Come vivevano però qua? All'inizio avevano messo le loro tende, come fanno ancora oggi i beduini, di cui sono evidentemente gli antenati, su delle piattaforme qua attorno alla città. Poi hanno cominciato a costruire case in mattoni, che probabilmente quel promontorio là è fatto dello smantellamento di quelle case stesse. Se lasciamo per un attimo il tracciato della via colonnata qui, con i suoi tratti imperiali quasi, possiamo scoprire invece un aspetto interessante dal punto di vista della vita in queste condizioni estreme, proprio qua. Questo infatti è Wadi, con i segni evidenti del trasporto di queste acque. Ci sono dei massi grossi anche qualche metro, dunque pesantissimi, che venivano trascinati qui dal fiume. Del resto, appena lì, dopo quel ponte moderno laggiù, c'è l'intersezione con un altro Wadi, quello di quella parete di rocce rosso scure e violette che sono là, che scaricava dunque il suo materiale ancora all'interno di questo principale, a dimostrazione che l'intera vita di Petra era condizionata dall'irrigimentazione delle acque, che doveva essere fatta per bene. Infatti qui in Abadea avevano già costruito un argine in tempi antichi, ma non c'era soltanto da difendersi dalle acque, l'acqua doveva essere anche conservata. Questa terrazza, che oggi è tutta riarsa, secchissima, fatta solo di fango e di pietre, in realtà un tempo era un giardino, perché in abatei erano, l'abbiamo visto, così in grado di conservare l'acqua, anche la più piccola goccia di pioggia, che l'accumulavano in cisterne e pozzi che si trovano qua. Là c'è un pozzo, per esempio, qua ancora una cisterna, qua ancora un'altra, con delle opere alla base, di modo che tutta questa parte potesse effettivamente essere un giardino. Un giardino nel deserto, dunque, doveva destare parecchia meraviglia. Ed è proprio vicino a un'area monumentale e sacra. Sopra i giardini saliamo su un tempio nabateo. Questa è un'area sacra, si vede bene. Qua c'è anche un piccolo Odeon, ci sono parecchie colonne. Qui possiamo fare un'osservazione di altro tipo, che è interessante. Partiamo da questo gigantesco rocco che si trova qua. Il rocco è uno degli elementi che forma le colonne e si può vedere come ci siano due grandi colonne, probabilmente queste, che sono crollate entrambe in questa stessa direzione. E si vede come sono state scompaginate, ecco, sono dei grandi rocchi di arenaria, pesano diverse centinaia di chili ciascuno, qui si vede bene la forma, si vedono bene anche le lavorazioni, eccole. Degli strumenti, in genere sono strumenti molto semplici quelli che usavano i nabatei per scavare queste colonne. Poi qui sono ancora chiari i segni, li vediamo benissimo su questa arenaria, si conservano bene. E ancora possiamo vedere qua, si vede anche la parte centrale della colonna, che presenta un foro che serviva per diversi motivi, per trasportarla e anche forse per incastrarla con gli altri rocchi. Ancora la vediamo tutta scompaginata fino ad arrivare qui, dove l'ultimo rocco si dispone quasi in maniera orizzontale. Un discorso simile si può fare sull'altra colonna gemella, quella che è caduta parallelamente a questa dalla stessa direzione, e intanto si può vedere come i rocchi siano maggiormente consumati dall'erosione, quasi si sta perdendo la loro forma cilindrica, e immersi nel terreno. Ancora lo risaliamo e vediamo ancora i segni del fatto che questo crollo è antico. Qui addirittura un rocco si è tutto quanto spaccato. Che cosa è successo a questo tempio? Che cosa succede anche alla corte che si trova là sotto con tutte le colonne e alla pavimentazione esagonale che vediamo a terra, antichissima, e qui ancora parzialmente ricostruita? Lì ancora tre rocchi di colonne caduti, probabilmente da quelle che si trovano là. Questi sono gli effetti di un terremoto. Quello del 363, quello del 551, fortissimi terremoti che hanno sconquassato tutta questa regione, perché questa è un'area di forti terremoti. C'è una grande spaccatura della crosta terrestre qui, che divide l'Asia dall'Africa. È una faglia trascorrente, così la chiamano i geologi, cioè che comporta un movimento orizzontale tra i due blocchi. Questo movimento si risente anche nei tempi, che come dei sismografi naturali, le colonne in questo caso, avvertono la pressione della terra e crollano in questa maniera rovinosa. A causa di un terremoto, di un grande evento naturale, è scomparsa la civiltà antica dei nabatei. Ma ora riprendiamo la nostra storia parallela tra Petra e Roma e vediamo come è stato costruito il monumento che è arrivato fino a noi nelle condizioni migliori, il Pantheon. Quando nel 125 d.C. Roma raggiunge il picco più alto in termini di cultura, potere politico e tecnologie, l'imperatore Adriano fa costruire uno dei suoi monumenti più importanti.
Ci troviamo nel Pantheon, sotto la cupola più grande di tutta la città. Rappresenta l'apice delle tecniche edilizie romane, l'utilizzo del calcestruzzo alleggerito. L'intero spazio misura 45 metri in larghezza e 45 in altezza. È una sensazione incredibile. Il Pantheon è un mistero. Ha un fascino che non permette di classificarlo. Non assomiglia a nulla che abbiate già visto. Entrate e lo sguardo viene immediatamente rapito verso l'alto. È una sensazione unica. L'edificio non ha mai smesso di essere utilizzato da 1900 anni, 400 dei quali come chiesa cattolica. Ma lo scopo originale per cui fu costruito, il motivo per il quale un gruppo di ingegneri che non conosceva né gru né acciaio abbia edificato una cupola di 5.000 tonnellate, è ancora sconosciuto. Uno dei misteri del Pantheon è capire per cosa venisse usato. Non siamo sicuri che si trattasse di un tempio dedicato a tutti gli dei, come suggerisce il suo nome. Sappiamo invece che Adriano vi riceveva in udienza. E io ho sempre pensato che fosse un emblema di questo imperatore, perché se lo si immagina al centro del Pantheon, illuminato dalla luce del foro centrale mentre proclama sentenze, è evidente che anche l'ambiente contribuisse a imprimere forza alle sue decisioni. Lo stile architettonico è opera di un maestro. Questa sala di 45 metri è retta da un tamburo cilindrico spesso 7 metri. All'interno vi sono dei vuoti nascosti, come in un alveare, in pratica. Servono ad alleggerire la struttura. Erigere una struttura così è una questione di equilibri tra forze e pesi. Le pareti del cilindro sono spesse 7 metri, ma il pericolo era che una volta posizionata la cupola, il suo stesso peso ne avrebbe causato il collasso. Quindi i costruttori cercano di alleggerire la struttura creando dei vuoti interni e per quanto riguarda la cupola utilizzano tutto il loro ingegno. Gli ingegneri ormai facevano esperimenti col cemento da più di 300 anni e sapevano con quali materiali combinarlo per renderlo progressivamente più leggero verso l'alto. Si parte da un mix di cemento e travertino, che è il materiale più pesante e compatto. Poi si passa ai mattoni, al tufo e infine alla pomice nel punto più alto. È il materiale più leggero, perfino più leggero dell'acqua. L'oculo è aperto, quindi ovviamente si tratta solo di aria. Il segreto della stabilità risiede in un anello di pietra posto nel punto più alto della cupola. È il punto focale dell'altezza totale. Ogni sezione della semisfera spinge su questo anello, ricadendo con uguale forza su tutti i lati e annullandosi. Non solo è una soluzione geniale, ma crea anche un effetto ottico incredibile. Il sole entra dall'oculus e forma un cono di luce sul pavimento sottostante. L'oculus è stato senz'altro una necessità architettonica. Ma si è rivelato perfetto per l'utilizzo giuridico che l'imperatore faceva del Pantheon. I romani credevano che gli dei dovessero assistere alle decisioni che venivano prese. Quindi l'oculus era una finestra perfetta attraverso la quale si potevano affacciare sul mondo umano e sapere che cosa stava succedendo. Tuttavia il Pantheon ha ancora qualche segreto. Oggi i visitatori sono talmente affascinati dall'interno che si dimenticano di ciò che c'è all'esterno dell'edificio. La prodezza ingegneristica della cupola è ripetuta all'esterno, nel colonnato, dove si innalza una struttura di uguale magnificenza. Secondo Mark Wilson Jones, solo osservando da vicino queste enormi colonne all'entrata si comprende appieno la grandezza del Pantheon. Sono 16 imponenti colonne a capitello corinzio, ma solo guardando i fusti ci si accorge della loro particolarità. Sono spessi 1,5 metri e alti 15. Pesano ognuno 50 tonnellate. È qui, nella parte esterna dell'edificio, che queste strutture ci rivelano il culmine dell'abilità creativa dei romani. Presenta tutti i segni di un'opera al limite dell'edificabilità. Potremmo trovarci di fronte all'edificio più grande realizzato dai migliori ingegneri dell'impero e più unico di tutta l'antichità. Wilson Jones parla di apice di Roma e forse anche dell'inizio del suo declino.
perché da altezze così stratosferiche si può fare solo una cosa: cadere. Nel secondo secolo d.C., sotto l'imperatore Adriano, l'impero romano aveva raggiunto la sua massima estensione, aumentato i sudditi e godeva di una prosperità senza precedenti. È questa l'atmosfera in cui viene costruito il Pantheon, un prodotto straordinario di un'epoca straordinaria. La sua sala ottagonale, l'altezza di un palazzo moderno di 7 piani, il tutto dominato dalla cupola più famosa al mondo. E all'esterno, il colonnato rettangolare. 16 colonne, ognuna delle quali alta 15 metri e scolpita da un unico blocco di granito egiziano di più di 80 tonnellate. È naturale pensare al Pantheon come al simbolo del dominio di Roma. Si tratta di un'opera d'arte ineguagliabile. Il problema, però, è che questo edificio non è affatto perfetto. Questo è il Pantheon. È uno degli edifici più impressionanti che siano stati costruiti dagli antichi romani. E anche quello che è arrivato fino a noi, meglio conservato. Ma date un'occhiata al frontone. Dietro sembra essercene un altro. Si trova nel punto in cui le colonne del pronao all'entrata si incontrano con il tamburo cilindrico del corpo principale. Al di sopra della linea del tetto ce n'è un'altra. Come se avessero progettato un'entrata ancora più alta e poi ci avessero ripensato. In molti hanno tentato di dare una spiegazione a questo fenomeno che disorienta gli architetti fin dal XV secolo. Si tratta di un bel mistero, ma probabilmente faceva parte di un progetto che per qualche motivo è stato abbandonato. La tecnologia romana aveva raggiunto il suo limite? Dopo secoli di progressi e innovazione, l'ambizione degli ingegneri aveva forse superato la loro abilità. Il Pantheon era il risultato di un'operazione enorme. Le colonne furono fatte arrivare in nave da Alessandria d'Egitto. E forse sono proprio loro la soluzione del mistero. Il viaggio in mare era lungo, i naufragi durante i trasporti di colonne erano frequenti e i fondali del Mediterraneo lo possono ben testimoniare. Wilson crede che gli architetti di Adriano si siano trovati di fronte a una scelta. Cos'è successo? Probabilmente hanno ricevuto l'ordine dall'alto di completare l'opera, anche a costo di optare per delle colonne di seconda scelta, più basse e probabilmente destinate ad un altro progetto. Alla luce di questa ipotesi è stato possibile ricostruire il Pantheon secondo quanto ideato nel progetto originale. Sarebbe stato tutto più alto. Il colonnato ha la stessa altezza del secondo frontone. E quindi, al posto di questa struttura tanto particolare, avremmo avuto un'opera molto più classica. Invece, al tempo, optarono per una soluzione molto più pragmatica e il risultato è quello che vediamo oggi. Quello che non potevano sapere gli architetti è che avevano costruito qualcosa di unico. In tutta la storia dell'antichità nessun altro si sarebbe avvicinato più di loro alla pura perfezione. È un'opera che rispecchia appieno l'attitudine al potere. Non sarebbe mai potuta nascere un secolo più tardi. L'impero romano aveva davanti a sé altri 3 secoli di vita. Ma questo fu il momento più alto. Tutto quello che seguì fu un graduale declino. Lentamente dimenticarono queste tecniche di costruzione. Roma era cresciuta perché aveva seguito l'espansione dell'impero. Era stata governata da uomini che volevano solo il meglio e lo pagavano attraverso nuove conquiste. Quando il potere iniziò ad affievolirsi, la stessa cosa avvenne alla città, fino ad arrivare al punto in cui i fasti furono solo un ricordo e le tecnologie, la creatività e le abilità scomparirono anch'esse. Quando fu costruito questo muro, il Pantheon aveva già 800 anni. Guardate questo muro qui, non è niente di particolare, probabilmente lo si nota appena. E ora guardate questi fori. Ci aiutano a capire cos'è andato perso a livello ingegneristico quando l'impero cadde.
La struttura risale al IX secolo d.C., ma osservate l'uso dei mattoni. Si tratta di mattoni riciclati da altre costruzioni, molti sono anche storti. Guardate i fori per le impalcature. Sono approssimativi, ci fanno capire che hanno semplicemente preso dei rami di alberi e li hanno incastrati dentro. Siamo molto lontani dalle opere che il genio romano era stato in grado di produrre al culmine della sua civiltà. L'impero romano gradualmente si avviò verso il suo declino. Da una popolazione di più di 1 milione di abitanti si passò ad appena 100.000. Gran parte degli acquedotti si prosciugò. Gli edifici del foro furono abbandonati e saccheggiati di tutto il marmo. Nessun altro in Europa avrebbe costruito su così vasta scala fino all'avvento della rivoluzione industriale. Ciò che resta del foro oggi è solo l'ombra di quello che è stato un tempo. Un complesso di opere incredibili progettate da uomini ineguagliabili. La chiamiamo Roma antica, ma in realtà è stata la prima città moderna, una città che al tempo fu pura avanguardia. Bentornati ad Atlantide, oggi dalla Giordania, più precisamente da Petra, l'antica capitale dei Nabatei, un popolo nomade che a un certo punto decise di stabilirsi qui, in mezzo al deserto, per sfruttare la posizione strategica straordinaria di questo posto. I Nabatei avevano conoscenze ingegneristiche avanzate, soprattutto per l'epoca, e avevano anche costruito un sistema in grado di convogliare le acque qui a Petra senza sprecarne nemmeno una goccia. Insomma, da questo punto di vista non avevano nulla da invidiare nemmeno ai sistemi idraulici dei Romani. E questo non è un piccolo esempio, è un ninfeo, cioè in questo caso una fontana pubblica, però di 2000 anni fa, e possiamo capire che importanza avesse l'acqua in una zona come questa, dove anche allora le condizioni di piovosità non erano certo le migliori. Abbiamo visto prima come i Nabatei conducevano a Petra l'acqua attraverso delle canale e delle tubazioni. Il problema era però fare fronte alla stagione secca, cioè averne disponibilità anche quando non pioveva. Per fare questo sorgenti attorno ce n'erano molto poche ed erano riservate ad alcune famiglie. La cosa migliore era conservare invece sottoterra l'acqua nel momento in cui pioveva. Per questa ragione qui a Petra c'era una rete di almeno 200 cisterne. Qui siamo al Ninfeo, nella zona centrale di questa parte di Petra, dove c'è poi la via colonnata e il tempio più grande. Si vede bene nella carta qual è la situazione delle acque a Petra, quale presumibilmente doveva essere anche 2000 anni fa. Da questo punto di vista non è che sia cambiata molto. Questi sono tutti gli wadi, questi segnati in azzurro, cioè le vallate aperte e scavate dai corsi d'acqua temporanei, perché non tutto l'anno hanno l'acqua nel loro letto, anzi in realtà non ce l'hanno quasi mai. E si può vedere che tutti quanti convergono verso questa zona centrale depressa, questa grande vallata che è appunto la vallata di Petra. Quindi Petra è al centro naturale di un sistema di raccolta idraulico. Quando però l'acqua scarseggiava, che succedeva, queste piogge, le precipitazioni in genere, venivano conservate nelle cisterne. Un sistema di cisterne che aveva qui il suo culmine, a 1100 metri di quota circa, al-Biara, cioè la madre delle cisterne, il posto da cui con quella pendenza l'acqua poteva essere condotta in città anche quando fuori scarseggiava. Il Ninfeo, che si trova qui sulla via colonnata a Petra, ha anche un'altra storia interessante da raccontare, al di là delle caratteristiche idrauliche legate alla conduzione dell'acqua, perché effettivamente l'acqua che lo alimentava, che alimentava questa fontana pubblica, proveniva, secondo la tradizione, dal punto esatto in cui Mosè, battendo per due volte con il bastone alla roccia, fece scaturire le acque. Ci sono molti luoghi in questa regione, compresa tra l'Asia e l'Africa, che hanno dietro il racconto biblico, dunque quella tradizione e quelle religioni. Ed è curioso notare come ancora al giorno d'oggi, proprio a causa del loro significato sacro o religioso, quei luoghi sono contesi tra musulmani, ebrei e cristiani. Vediamo quali sono questi luoghi. 9 novembre 2008, città vecchia di Gerusalemme.
Sembrerebbe una rissa allo stadio, invece siamo al Santo Sepolcro e a darsele di santa ragione ci sono i preti armeni e quelli greci ortodossi. Questo è solo un esempio degli scontri che continuamente esplodono nei luoghi contesi tra le diverse religioni in Terra Santa. In Israele e Palestina, le vicende narrate dalle Sacre Scritture ancora oggi sono motivo di rivendicazioni politiche, violenze e tensioni. Hebron, Cisgiordania, 25 febbraio 1994. Il colono israeliano Baruch Goldstein entra nella tomba dei patriarchi ed uccide a colpi di fucile 30 musulmani raccolti in preghiera. Qui, secondo la Bibbia, il patriarca Abramo comprò la terra per seppellire sua moglie Sara. Lui stesso, più tardi, vi fu sepolto assieme ai figli Isacco e Giacobbe. Questo è uno dei siti più sacri secondo il giudaismo ed è sacro anche ai musulmani, che considerano il patriarca Abramo il primo profeta di Dio. Diviso in moschea e sinagoga, l'antico santuario è stato costruito sopra le tombe 2000 anni fa da Erode il Grande e raccoglie le preghiere di ebrei e musulmani filtrate dalle reti di protezione e dai checkpoint installati per evitare altri massacri. Hebron si trova nella West Bank, a 30 chilometri da Gerusalemme. Hebron è contesa da secoli. Restando vicini a noi, nel 1929 gli ebrei sono vittime di un'aggressione che provoca 67 morti. Le case della comunità ebraica e la sinagoga vengono saccheggiate. Nel 1967, dopo la guerra dei sei giorni, la città passa sotto il controllo israeliano. La maggioranza della popolazione è palestinese, ma gli insediamenti dei coloni negli anni sono continuati. I coloni considerano Hebron loro per diritto divino. Gli arabi ci vivono da più di un millennio. Il conflitto sembra insanabile. L'esercito israeliano dovrebbe garantire i diritti di entrambe le parti, ma il sito di ex soldati israeliani, Breaking the Silence, raccoglie le testimonianze dei soprusi a cui sono spesso sottoposti gli arabi. Qui Rachele, moglie di Giacobbe, morì dando alla luce Beniamino, uno dei figli più cari al patriarca. La tomba di Rachele, Kever Rahel in ebraico, è anche Kubet Rahil in arabo, quindi sacra e venerata anche dai musulmani. La cupola della matriarca si trova sulla via che da Hebron porta a Betlemme. Nel 2010 il premier Netanyahu include la tomba di Rachele fra i patrimoni nazionali israeliani e ora, più che una tomba, sembra un fortino sotto assedio. È uno dei luoghi più protetti di tutto Israele. Ma se gli ebrei si devono accontentare di pregare la matriarca di fronte a un disegno, gli arabi hanno totalmente perso qualsiasi contatto sia con la figura di Rachele che con il luogo stesso. La loro rabbia sfocia spesso in violenti conflitti. Gerusalemme, 28 settembre 2000. Ariel Sharon entra con una folta delegazione del suo partito, il Likud, in uno dei luoghi più sacri e inviolabili per i musulmani, l'Haram al-Sharif, o spianata delle moschee. Per i palestinesi il gesto di Sharon è una provocazione. Scoppia la rivolta, la seconda intifada. Su questa altura, Abramo avrebbe offerto in sacrificio a Dio suo figlio Isacco. Sempre su questo monte, re Salomone, su volere di re Davide, costruì il grande tempio dell'ebraismo. Il tempio fu distrutto dall'imperatore Tito nel 70 d.C. Per gli ebrei è l'inizio della grande diaspora. E ciò che resta del tempio è una parte del muro occidentale, il muro del pianto. Il muro è la reliquia nazionale più venerata. Per gli ebrei, dispersi e perseguitati per secoli in tutto il mondo, quelle pietre sono state il simbolo della loro esistenza. Sopra il muro si trovano la moschea Al-Aqsa e la cupola della roccia, da cui, secondo il Corano, Maometto iniziò l'ascesa nei cieli per giungere di fronte a Dio. Sopra, dai minareti, i muezzin richiamano alla preghiera i fedeli musulmani e sotto gli ebrei pregano di fronte al muro. Un confine verticale che divide la montagna sacra. Tutta l'area è percorsa da gallerie sotterranee, veri e propri scavi archeologici gestiti dagli israeliani. In quei cunicoli si accalcano migliaia di turisti ogni anno.
Nella notte tra il 23 e il 24 settembre del 1996, il governo israeliano decide di aprire un varco alla fine del tunnel che corre lungo il muro occidentale, ma l'uscita si trova proprio nel quartiere arabo della città. Anche questa volta la reazione è violenta. Dopo 3 giorni il bilancio è di 85 morti. Secondo gli israeliani, il tunnel serve a riscoprire le parti più antiche del Tempio, ma per gli arabi costituisce una minaccia non solo politica, ma anche militare, poiché da quel tunnel potrebbero passare soldati e armi israeliane. 9 novembre 2008, città vecchia di Gerusalemme. Alcuni monaci greco-ortodossi bloccano una processione del clero armeno, scatenando una violenta rissa. Quella del Santo Sepolcro, luogo simbolo della cristianità, dove secondo la tradizione del Nuovo Testamento è avvenuta la sepoltura e la resurrezione di Cristo, è una storia vissuta in un equilibrio precario che continuamente viene sconvolto da fatti violenti. Le 3 principali confessioni cristiane presenti a Gerusalemme, quella cattolica, quella armena e quella greca ortodossa, si contendono da secoli il primato sulla Chiesa. Arbitri sopra le parti, i Nusaybe, una famiglia musulmana posta a controllo del sepolcro da Saladino nel 1187. Ancora oggi sono loro che possiedono le chiavi che aprono e chiudono l'unico portone di ingresso ogni alba e tramonto, con un rituale che si ripete identico da quasi 1000 anni. Betlemme, 2 aprile 2002. L'esercito israeliano lancia un'offensiva per catturare militanti palestinesi ricercati. 220 palestinesi si rifugiano nella Basilica della Natività, che diventa un campo di battaglia. Dopo 39 giorni d'assedio, durante i quali vengono uccisi 8 palestinesi, si raggiunge un accordo con la decisione di trasferire i militanti in Europa e nella Striscia di Gaza. Una storia che racchiude in sé il dramma dei conflitti religiosi in Terra Santa. Musulmani accerchiati in un luogo sacro cristiano da parte di ebrei. Di nuovo a Petra nel teatro, anche questo elemento così importante, imponente dal punto di vista architettonico, è ricavato scavando direttamente la roccia, l'arenaria. Qui si vedono bene le lamine di arenaria che sono state tagliate per fare posto ai gradini di dove ci si sedeva per assistere alle rappresentazioni. Potevano prendere posto qua, e questo dipende da quanto vogliamo portare in alto l'ultimo anello lassù, fino a 6.000 persone, forse 10.000 persone, questo vorrebbe dire circa un terzo della popolazione residente di Petra che poteva recarsi a vedere gli spettacoli. È un chiaro elemento di impronta romana. La sua costruzione risale al regno di Areta IV, stiamo parlando tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, ed è chiaramente un segno questo di quanto i romani avessero influenza sulla costruzione della città, ma sappiamo che la città di Petra ha raccolto stili architettonici diversi, forse proprio in dipendenza del fatto che i nabatei, essendo inizialmente nomadi, raccoglievano quello che potevano, in qualche misura si mimetizzavano dietro degli stili che non erano completamente propri. Nel 363 siamo sicuri che il teatro non era più disponibile, in quanto un terremoto molto forte, ce ne sono stati diversi a Petra, un altro ancora fortissimo nel 551, distrusse la struttura che oggi è stata parzialmente ricostruita, ma le rappresentazioni drammatiche dovevano essere già cessate da tempo. Ed è curioso vedere come oggi questo teatro, che non è più in funzione, ma tutta la città, sia diventata in realtà essa stessa un palcoscenico di rappresentazioni moderne. Qui sono stati ambientati diversi film, Transformers, La vendetta del soldato nel 2007 e soprattutto Mission to Mars del 2000 di Brian De Palma, che sfruttava proprio le arenarie rosse di Petra per poter simulare Marte, il pianeta rosso appunto. Ma quello che ricordiamo senz'altro più di tutti, che tutti ricordano, è un film del 1989, Indiana Jones e l'ultima crociata. E oggi anche il nostro appuntamento settimanale con lo stato di conservazione del patrimonio storico, artistico e monumentale italiano è dedicato al cinema. Cinecittà,
un tempo fiore all'occhiello della cinematografia mondiale, oggi versa in uno stato di crisi gravissimo. Non ci sono più le grandi produzioni internazionali, non ci sono più nemmeno i film italiani e anche le produzioni televisive la stanno piano piano abbandonando. Greta Mauro si è recata sul posto per vedere come stanno le cose. Siamo a Broadway, nella New York del 1800. Questa però non è l'America, ma il set di Gangs of New York, il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio. Che possa il signore dei cristiani guidare la mia mano contro voi, papisti romani! Preparatevi ad accogliere il vero signore! Siamo a Cinecittà, la più grande città del cinema d'Europa. Qui sono stati realizzati più di 3.000 film, 47 dei quali hanno vinto un Oscar. Qui il talento di registi, attori e scrittori si è unito a quello dei grandi artigiani. È un patrimonio italiano enorme, ma secondo alcuni rischia di morire. Dai primi di luglio i lavoratori di Cinecittà stanno lottando contro il piano di ristrutturazione aziendale. I sindacati accusano la proprietà di voler cementificare l'area, svendere i lavoratori, speculare. Insomma, di distruggere il mito di Cinecittà e del cinema italiano. Dall'altra parte, i proprietari, piano alla mano, dicono che non è vero e assicurano che si tratta di un piano di sviluppo e si dichiarano vittime di una campagna di disinformazione. Attorno a cui si lotta sono gli studi. 40 ettari di terreno con 20 teatri di posa. Li ha voluti Mussolini nel 1937 per sviluppare il cinema italiano contro quello delle grandi produzioni internazionali. Dopo la guerra Cinecittà è esplosa e il primo grande film internazionale girato qui è stato Quo Vadis, che ha dato il via alla produzione dei Peplum, i film storici e mitologici girati in costume. A cavallo tra gli anni 50 e 60 questa era diventata la Hollywood sul Tevere. Tutti i grandi attori e registi venivano a lavorare qui. C'era Mario Monicelli, Gregory Peck, Orson Welles e anche David Lean è venuto qui a girare le scene in studio di Lawrence d'Arabia. Erano gli anni di Via Veneto e della Dolce Vita e da allora Cinecittà è un marchio internazionale conosciuto nel mondo quanto il Colosseo, ma per noi italiani si identifica soprattutto con il nome di Federico Fellini. Quando mi domandano qual è la città in cui preferirebbe abitare, e mi dicono Londra, Parigi, Roma, io dico, alla fine, se dovessi essere sincero, dovrei dire Cinecittà, che è l'unica città dove proprio vorrei abitare, in quanto è una città che mi permette di essere inventata giorno per giorno, un giorno dopo l'altro, in continuazione. Aspetta, calma. Questo è il Teatro 5, il più grande studio cinematografico d'Europa. Per anni è stato il regno di Fellini, che dietro quelle finestre si era fatto preparare un appartamento per le notti in cui non voleva allontanarsi dal suo set. E dentro il teatro è stata allestita la sua camera ardente quando è morto. Crisi del cinema, a Cinecittà è entrata la TV. Il Teatro 5 è diventato lo studio di Amici e Ciao Darwin e le fiction hanno preso il posto dei film. Ora però anche la TV è andata via e le produzioni cinematografiche preferiscono girare in Romania, Tunisia, in Serbia o in altre regioni italiane. Per capire cosa succede andiamo a parlare con un grande regista italiano che vuole sempre girare a Cinecittà. La maggior parte dei miei colleghi, dei registi italiani, non è mai entrata a Cinecittà se non per visitarla. Non ha mai girato un metro di pellicola. Ma perché? Perché c'è questa inibizione nei guardi dei costi. C'è questa dissuasione che la stessa Cinecittà ha messo in campo nei guardi delle produzioni cinematografiche, è convinta che la televisione potesse avere un rapporto continuativo in eterno. Per diventare più accattivante bisogna che si spenda meno. Bisogna che diventi vantaggioso, soprattutto il Ministero dei Beni Culturali, ecco, che è padrone di casa. Dovrebbe trovare una maniera, un modo, una legge attraverso la quale si possa e si debba incoraggiare
la produzione cinematografica e televisiva, sottraendoli alle seduzioni soprattutto dei paesi dell'est, dove i costi sono 4-6 volte inferiori, però la qualità è anche 8 volte inferiore. Tu sei in città, hai la possibilità di avere una risposta a tutti i livelli e di altissimo livello. Dal 2011 a Cinecittà c'è una mostra sui vari mestieri del cinema ed è possibile visitare i set. È un primo passo sulla via degli studios americani che, oltre a grossi centri di produzione, sono anche meta di appassionati di cinema. Il piano di cui si è discusso in piazza e sui giornali in queste settimane è in realtà un piano del 1998 che adesso è diventato esecutivo. Sulla carta prevede un grosso sviluppo, è prevista la costruzione di un nuovo teatro di posa moderno e super tecnologico, di nuovi spazi per costumisti, scenografi e produttori e la costruzione di un albergo per ospitare le troupe. Ma secondo i sindacati si tratta di una cementificazione inutile che vuole trasformare Cinecittà da centro di produzione in centro di divertimenti. Cinecittà Studios ha creato delle aziende indipendenti specializzate nei vari settori. L'azienda dice che così non si perderanno posti di lavoro. I sindacati rispondono che in questo modo loro verranno licenziati da altri. Le ansie personali ci sono, io le capisco benissimo. Sono proprie della cultura italiana che vede nel cambiamento solo il rischio, che in questo caso non c'è, e non vede il vantaggio, l'opportunità, che in questo caso c'è. Ma voi avete dato delle rassicurazioni ai lavoratori? Rassicurazioni. Fin dal primo giorno abbiamo detto che non avremmo licenziato nessuno, che nessuno avrebbe avuto un salario di quelli che lavorano più basso di quello che prende attualmente. Io vorrei sapere chi è quel cretino che fa una speculazione immobiliare investendo dei soldi quando alla fine del periodo i beni, invece di rimanere suoi, rimangono di proprietà. Vabbè, c'è qualche maligno che dice pure che magari certi beni verranno un po' venduti oppure... Scusi, ma perché per fare questo ci vogliono delle leggi dello Stato italiano. Spieghiamo bene, quindi, niente potrà cambiare qui. Perché ma non può cambiare perché è sottoposto al vincolo dell'autorità archeologica, oltre alla destinazione d'uso, quindi come tale i teatri devono essere usati per fare i teatri e gli uffici per fare gli uffici. Ma perché si parla di alberghi, di tutta un'altra serie. Accanto a questo c'è un terreno abbandonato, da sempre abbandonato, su cui si possono costruire dei nuovi building che consentono a noi di migliorare l'offerta per il cinema internazionale. La situazione è complicata, ma le posizioni in gioco sono chiare. La proprietà dice che non sono più i tempi d'oro di Ben-Hur e che Cinecittà deve modernizzarsi. I lavoratori non credono nel piano aziendale ed hanno paura di perdere il loro posto di lavoro. Produttori e registi vorrebbero più servizi a prezzi più bassi. La soluzione può venire soltanto dalla sintesi di queste posizioni. Nel frattempo a Cinecittà stanno tornando a lavorare le grandi produzioni italiane ed internazionali. Nanni Moretti ha ricostruito in uno di questi studi la Cappella Sistina che si vede in Abemus Papam e Woody Allen l'anno scorso ha girato proprio qui il suo film To Run With Love. Noi siamo ottimisti. Arrivederci. Dopo aver esplorato Petra è adesso il momento di lasciarla laggiù nella sua valle. Questa città è stata il palcoscenico naturale di molti film e di molte rappresentazioni. Non soltanto dunque l'antica capitale di un regno quasi misterioso alle sue origini, di abitanti che sapevano governare le acque e sapevano costruire templi, tombe, palazzi maestosi e bellissimi usando l'arenario del posto come una grande tavolozza di colori. Ci viene quasi voglia di ritornare a quel mondo fantastico di 2000 anni fa. Proviamo a immaginare quel panorama come doveva essere diverso da oggi. Immaginiamo la città intanto trasformata in un grande giardino, un po' dappertutto, macchie verdi, boschi e palmeti. E poi invece immaginiamo l'acqua nei fiumi, nelle cascate, dentro le cisterne e soprattutto tanta gente che girava lì su lungo la via colonnata, che trafficava, che si fermava a mangiare, le carovane che arrivavano in città con l'incenso, con le spezie, che ne uscivano essendo questo il crocevia di un mondo straordinario. Ecco, per è soprattutto questo, una pagina di una straordinaria avventura degli uomini alla scoperta di mondi allora sconosciuti. Arrivederci alla prossima puntata. Dai!